fa sempre effetto, ma va disannunciata così. La nuova dei The Beatles, Now and Then. Ragazzi, è nuova, è nuova. Ci dobbiamo stare. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Max Tortora, buongiorno. Come stai? Che emozione, dopo tanti anni essere nuovamente qui. Guarda, mi dispiace che manca il terzo Medusa. Ha avuto un piccolo contrattempo, ma insomma niente di grave. Senti Max, innanzitutto come stai? Sto molto bene e mi fa piacere essere qui, ripeto, e poi vabbè, l'occasione di rivedere voi, vecchi amici. E infatti è tantissimi anni che ci conosciamo, è un po' che non ci vedevamo, tra l'altro sì. Grazie, perché sappiamo che adesso la mattina svegliarti per te, ci raccontavi a microfoni spenti, è diventata un'impresa addirittura. Sì, cioè... no, io mi sveglio, diciamo che mi sveglio molto presto. Tipo poi a che ora? Cioè... 6:30. 6:30, sì, No, l'impresa è mettere in moto il tutto. Cioè, senso... apri gli occhi, ma il resto... Sì. Rimane sdraiato. Mi trascino, poi c'è la cagnolina che mi guarda come di fio mio, ma che cominciamo così? Mamma me li porta giù, dobbiamo fare un sacco di cose. Sì, sì. Hai una cagnolina? Una cagnolina di nome Nina. Che quindi ti obbliga a un po' di movimento, quella, degli orari. Sì, vabbè, sì, ma è vera sta cosa, sembrava un luogo comune, dice no, se avete, dovete occuparvi di un animaletto, sicuramente vi aiuta, perché insomma organizzato. Ed è vero, perché io le devo cucinare, la devo portare fuori in determinati... Non essere vivente, ti devi prendere cura. Assolutamente, esattamente. Sì, è come un figlio, come una figlia. Senti, sei qui per parlare della guerra dei nonni, diciamo che tra il cast chiaramente c'è Vincenzo Salem, Luca Angeletti, Anna Caterina Morrone, cioè, c'è un cast pazzesco. Il film è di Gianluca Anzanelli, che salutiamo, perché la nostra, sì, è una nostra vecchia conoscenza, sì, delle Iene, ai tempi delle Iene, addirittura Gianluca, ed è una commedia fondamentalmente... agrodolce, però, mi sembra di capire. Agrodolce, sì, ma diciamo anche molto classica, nel senso che Gianluca, avendo una napoletanità molto spontanea, di quelle belle che non ci sono quasi più, insomma, è un amante della commedia, semplice, perché cose semplici non sono facili. E Gianluca io lo seguo poi dai tempi della televisione, Trambusto, vi ricordate? Diciamo imperversava su tutte le TV private, era molto bravo, questo ragazzo l'avevo notato, ragazzo perché è un po' più giovane, e dico ma guarda quanto è bravo, e poi alla fine vedi la vita ci ha riunito, abbiamo fatto questo film dove lui ha diretto perfettamente, scritto perfettamente la sceneggiatura, e poi vabbè il maestro Vincenzo Salem. Vincenzo Salem, è una commedia, diciamo, nel quale Vincenzo Salem rappresenta il nonno classico, integerrimo, diciamo così, sì, esatto. Una vita normale. E tu piombi a casa di questa famiglia e sei quello un po' più pazzerello, diciamo così. Sono il nonno che è mancato per anni da casa, mi lanta una vita, diciamo, eroica, di grandi imprese, con questi nipoti di cui si vuole... ne vuole conquistare l'affetto a tutti i costi. Poco da subito, come faccio? E quindi tipo cede a qualsiasi tipo di richiesta. Intanto rompe tutte le regole della casa che erano state impostate precedentemente dal nonno, diciamo, quello perfetto. Però poi vedi come sempre accade, le diversità portano a crescere, perché ognuno ha qualcosa che manca all'altro. Quindi anche nella loro guerra, diciamo così, tra virgolette, imparano un po' l'uno dall'altro. Quell'altro essere un po' più, diciamo, da una parte sciogliersi di più, dall'altra magari qualche regola ti aiuta, e no? Lui invece magari a darsi un'impostazione un po' più chiaramente seria. Il nonno che tu racconti è un nonno romano o è un nonno che ha una provenienza diversa, diciamo? Anche un nonno romano. Insomma, qui abbiamo sfruttato le nostre origini toto, nel senso che però differentemente dai ruoli precedenti, Vincenzo qui è quello che, diciamo, da drammaturgia deve un po' subire l'altro che è un po' più irruente, cioè, non dico che è la vittima, ma insomma si trova in un'altra situazione, ed è di una bravura, ragazzi. Vincenzo Salem, ripeto, l'ho detto, guarda, almeno 20 volte, lo ripeto per l'ennesima volta, certi momenti mi sembrava di avere vicino Antonio De Curtis. Wow, perché sentivo quel timbro, quella tempistica. Io sono cresciuto, ho avuto la fortuna, io sono del 1963, quindi ho fatto in tempo a crescere con Alberto Sordi, Totò, Aldo Fabrizi, certo, Anna Magnani, chi più ne ha, Mario Guardanudo, Paolo Stoppa, chi più ne ha più ne mette veramente, certo, cioè, certo. Ho avuto la fortuna di crescere con questi personaggi, non di studiarli dopo, no? Che è differente, certo, di vivere il momento nel quale loro sono all'apice, certo. È importante. Tu sei tra le persone che citiamo più spesso in radio, Max, ma sempre, perché appunto ci hai insegnato delle cose, per noi tu sei proprio un maestro di vita. Una di queste è che noi romani, dopo
40 anni perdiamo l'uso della R, fondamentalmente. Allora, ci vogliamo spostiamo un pochino il range, perché questi ultimi anni si è allungata, come sai, l'aspettativa di vita. Facciamo 55, ok. Dai, sì, e quindi sì, diventa tutto un corso. Allora, Buenos Aires. Intanto nasce il dittongo. Il dittongo, che come tu mi insegni, la contaminazione tra la A e la E, per cui comincia a facevano, andavano. E poi tutta una serie di diciamo che l'epoca si è complicata, è più difficile, diciamo, dei cognomi impronunciabili, dei nomi impronunciabili, certo. E quindi gli attori, i campioni dello sport. Cos'è che diceva tua nonna, che inventava mia il nome di un attore? Sì, addirittura un giorno mi disse: guarda, sbrigati, vai a casa che comincia il film con Fred Macchemurai. E chi è? Macchemurai. 20 anni dopo è giapponese. Macchemurai. Sono andato a vedere che era Frank McMurray, che era un attore americano, diciamo, non neanche famosissimo. Neanche famosissimo, ma lei non so perché gli piaceva. Sbrigati, Frank. E inizia il film con Fred Macchemurai. Intanto mettiamo Ed Sheeran e poi torniamo con Max Tortora su Radio DJ. Le 840, chiamate Roma 3131. Comunque le sue origini abruzzesi si sentono. A un certo punto ha detto: è stato Is. È stato Is. Si stava dando colpa a qualcuno di qualche cosa che era successo. È stato Is, ha detto. Sentitela bene, perché guarda che si sente. È travisatissimo. Chiederei a Max Tortora di dirci come dice Ed Sheeran. Lei dice Ed Shivers. All'epoca non c'erano questi cantanti, questi cognomi. Ed Shivers. Senti, il tuo Alberto Sordi è rimasto nell'immaginazione collettivo, veramente, perché era fatto con tanto e tale affetto. Secondo me lui ti ha mai commentato l'imitazione, Max? Allora ci sono varie versioni di questa cosa, nel senso che io ho avuto l'opportunità, tramite un grandissimo giornale italiano, una testata nazionale, di fare gli auguri ad Alberto per i suoi 80 anni, dove per l'ennesima volta spiegavo che quella non era una presa in giro alla vecchiaia, ma un omaggio, una citazione. Adesso ve lo ridico, perché se voi poi andate a constatare che è vero, insomma, non dico fregnacce. Nel film Io so che tu sai che io so, Monica Vitti scopre che Alberto Sordi non è malato come si pensava, perché poi deve vedere il film, eccetera, e glielo vuole comunicare tutta contenta, ma lui sta vedendo la Roma su una poltrona Chester, coperto con una coperta a quadrettoni sulle ginocchia, e non vuole essere disturbato. Dice: sto a vedere la Roma, lasciami perdere. E io ho rifatto esattamente quella situazione. È una citazione. Ora, sai, valla a spiegare a qualcuno. Lui stesso ogni tanto, c'è un filmato in cui lui dice: quello mi imita sempre, bravo, però a smettesse, una cosa del genere. Sì. Però no, che se fosse proprio arrabbiato, non credo, perché era fatto con molto affetto, a tal punto che i morti non si fanno. Un minuto dopo, anzi già quando non stava bene, io smisi di farlo. Non solo, ma ti posso dire con tutta onestà, io non è che sono un grande uomo di spiritualità, anzi sono molto terreno, purtroppo anche troppo, ma ti posso assicurare che molte volte sul set, quando mi sembrava che mancasse qualcosina, io dentro di me dico: Albè, qui che faresti? E lui me la manda. Che bello. Bellissimo, grazie per averlo condiviso con noi, Max. È vero. Sentiamo, c'è qualcuno che ti fa una domanda, un'osservazione, che cos'è? È qualcuno che ride tantissimo. Sentiamo. Va bene. Buongiorno trio, Jesus la tutto, ma Max Tortora fa scassare. Lo adoro, ragazzi. Grazie per farmi ridere così a prima mattina. Grazie ancora. Ciao Demetrio. Ciao Demetrio. Corri a vedere La guerra dei nonni, ma chiaramente, certo, perché è un film dove si ride anche moltissimo. E portateci i bambini, ovviamente. Ma guarda, sai che questa cosa dei bambini mi onora tantissimo. Io non avrei mai creduto di poter essere un viatico per il cinema anche per i bambini. Mi fa molto piacere questa cosa. Non immaginavo, devo dire che non dico che inizia un filone, ma sono contento che io posso portare i bambini al cinema, avendo avuto figli, mi manca quella parte lì, diciamo. Senti, e invece mi preme dire, visto che li ho persi tutti
passate un po' di Natale con i nonni. Chi ce noi abbiamo, questa, noi abbiamo questa bella iniziativa che si chiama I Nipoti di Babbo Natale, che è la possibilità, cioè noi abbiamo sponsorizzato, abbiamo dato voce a questa iniziativa per fare dei regali agli anziani che sono nell'RSA. Che rapporto avevi tu con i tuoi nonni? C'era un nonno, c'era un nonno particolare col quale c'era quello preferito, c'era, a proposito c'era del tuo, film. C'era, sì. Allora, io do da mangiare a tutti i passerotti del quartiere, perché mio nonno mi chiamava il passerotto da nonno. Nonno era 1,93 m, nonno paterno. E il mio il metro di misurazione della vita erano le sue gambe. Arriverò mai alla cinta da nonno? Perché era 1,93 m, io da bambino tutta la mia ambizione era riuscire ad arrivare con la testa almeno alla cinta di nonno. Mia madre, sapendo i trascorsi della famiglia, ci arriverai. Senti Max, tu sei un attore veramente che ci ha regalato delle interpretazioni. Io colgo l'occasione per farti i complimenti anche per il film su Cookie. Voglio dire, tu il papà di Cookie lo hai fatto veramente in una maniera straordinaria, veramente. Grazie. Che cosa ti piace fare a questo punto della tua vita? Più una commedia? So che è una domanda assolutamente stupida, però penso che ci sia una soddisfazione personale nella quale tu dici, in questa roba qui mi trovo più qualcosa che ti accende, tipo che dici È un momento molto difficile per me, perché io ho sentito molto il passaggio dei 60 anni e non ho capito se sono già vecchio, se sono un presenile o se sono un giovane che vuole ancora tentare di fare qualcosa, il giovane. Sì. Allora io per il ruolo ho molte difficoltà e ho scritto molti film, diciamo che i tre più freschi nella mia testa si sono già invecchiati, perché il ruolo che ho scritto per me è già obsoleto. È andato già. Quindi devo capire come fare a cavalcare questa quotidianità. Amo molto il cinema, però ripeto, bisogna stare molto attenti a fare una cosa di cuore. Certo. Perché è complicato. È molto complicato riuscire a fare in quel momento della propria vita qualcosa con il cuore e con l'anima. Se poco poco una delle due non c'è, è meglio che rinunci al progetto. E quindi, per esempio, i film che stanno avendo molto successo in questo momento si capisce che sono fatti col cuore e con l'anima. Per quello la gente torna al cinema. Credo che tu parli del bellissimo film della Portellesi. Si vede che è un film fatto col cuore. Ragazzi, quello è fondamentale. Perché arriva, no? Attraverso lo schermo ti arriva. Senza il cuore non si va da nessuna parte. Quindi io adesso spero che mi arrivi un'illuminazione, non lo so, uno stare sul pezzo, tu sai cosa significa. Sì, grazie. Spero che arrivi quello. Ecco, nel momento osservo, sto osservando, anche perché i tempi che viviamo non sono facilmente raccontabili, nel senso che devi fare una scelta. Che faccio? Sto sul pezzo come esatto. Tu, oppure mi invento qualcosa, come molti dicono adesso lo chiamano fantasy. Però durerà il fantasy, oppure la gente vuole essere raccontata, giustamente. Ma cosa raccontiamo? Certo. Guarda, sicuramente c'è cuore, c'è anima e c'è divertimento nella guerra dei nonni. Sì. Vi invitiamo ad andarla a vedere al cinema. Mettiamo l'ultimo disco dell'Odì e poi ci salutiamo con Max Tortora. Le 852 chiamate Roma 3131, abbiamo un minuto per salutare Max Tortora, o meglio per rinnovare l'invito. Max, l'indirizzo adesso lo sai, hai visto dove siamo, ci vieni a trovare quando vuoi, per favore, ma anche prima di Natale, anche solamente anche se non hai niente, anche se non da hai promuovere, guarda, ci facciamo una bella chiacchierata con gli ascoltatori. Che io non abbia niente. Vabbè, ma vieni qui semplicemente a passare la mattinata con noi. Ma tu lo sai quanto vi voglio bene, dai. No, davvero, è verissimo. Nel frattempo rinnoviamo l'invito, la guerra dei nonni. Max Tortora, Vincenzo Salemme, un cast divertente. Posso dire, certo, un film per tutti. Sì, è un film di Natale vero. Vero. Senti, in 10 secondi, chi è che ti piacerebbe imitare in questo momento? Cioè c'è un personaggio, anche se non lo fai, però tu dici questo qui mi piacerebbe tantissimo. Dalla sprovvista, sono 20 anni che non faccio più. No, ma una roba proprio, cioè che magari è uno che ti stimola, che ti piace, che ti fa. Veramente con tutta onestà non ce l'ho, non però ce l'hai, ci penso e la prossima volta lo fai. Questo è il motivo. Non è che ce lo dici, ma lo fai proprio. Va bene. Grazie a Max Tortora, grazie a tutti, a lunedì. Ciao, no, meglio domani. In direttissima, 13:15. E questa sera vi aspettiamo a Santa Lucia. Ciao a tutti, grazie. Ciao.